Bentornati a Radio Design, io sono Nicola Palumbo, sono qui con Paolo e Antonio oggi, ciao. Buonasera. Siamo sempre qua e ce la spassiamo. Esatto, ce la spassiamo oggi, speriamo che i disguidi tecnici che abbiamo avuto non si ripresentino, guardate come parlo bene. Oggi parliamo di un tema veramente interessante, perché vede anche la presenza di due anziani come me e Paolo. Antonio molto meno, che è molto giovane. Quanti anni hai, Antonio? Pochi, non lo vuole dire. Pochi. Non si vuole bruciare le tipe più anziane, lo fa per questo, è strategico. Noi che abbiamo... Ottimo approccio, devo dire. Noi che abbiamo 35 anni, le appassionate di tecnologia mi sono sempre piaciute, comunque. Volevo dire. Beh, sono poche, quindi non so dove hai vissuto. Ma... Noi le abbiamo già bruciate tutte da qualche anno ormai, possiamo dire. Non esiste. È un target ridotto, un micro target. Non credo che esista. Un clusterino. Comunque, noi che siamo vecchi e abbiamo avuto anche un passato giornalistico, sappiamo bene di cosa stiamo parlando, cioè di automated journalism. Però Paolo lo voleva dire in un modo molto più catchy. Come lo possiamo chiamare? Allora, prima di tutto, molti stanno parlando, i titolisti stanno usando il termine giornalisti robot. È una mezza inesattezza, in quanto parliamo più di algoritmi, strumenti di machine learning, intelligenza artificiale, software propriamente detto. Però queste macchinette, tra virgolette, sostituiscono in toto il giornalista tradizionale. Perché voi forse non lo sapete, ma c'è stata un'epoca nella quale il giornalista era un lavoro e qualcuno lo voleva anche fare. Quindi oggi parliamo di come cambia il giornalismo grazie o a causa, come direbbero i giornalisti, dell'intelligenza artificiale. Non è una grandissima novità, però è una cosa che adesso sta prendendo tantissimo piede. Non a caso diversi articoli sono venuti fuori e ne parlano approfonditamente. Di cosa si tratta, Paolo? Di cosa si tratta? Molte testate in giro per il mondo stanno via via delegando compiti a strumenti di intelligenza artificiale, a software. Sembra incredibile, ma questi software riescono a elaborare i dati in entrata, quindi pensiamo ai lanci di agenzia, e farne degli articoli. Ma non riescono a fare soltanto quello, perché sennò sarebbe una semplice operazione lessicale. No, riescono a combinare più fonti e coniugarle secondo una coerenza stilistica che rappresenta il tone of voice della testata. E questo è clamoroso se ci pensiamo, perché ad esempio se un tipo di giornale usa un certo segno di interpunzione, non ne usa un altro, ha un certo ritmo nei periodi, pensiamo alla scrittura dei periodici che è ben diversa da quella dei quotidiani, riusciamo anche a fare questo. E se penso che quando ho iniziato io non si fidavano di internet nelle redazioni, mi sento tremendamente vecchio. Adesso mi viene voglia di citare, che ne so, Libero. Ma stavo pensando la stessa cosa, ti giuro. Un robot che scrive terroni ogni tre parole, una cosa bellissima. Ecco, quello potrebbe essere rimpiazzato da macchine e migliorerebbe Libero. Ecco, credo che potrebbe migliorare. Decisamente. Allora, giusto per entrare un po' nel vivo della cosa, citiamo anche un po' di dati. Intanto, per esempio, possiamo citare una piattaforma che si chiama Natural Language Generation, lo dico in un modo molto tecnico, si chiama WordSmith, forse non so se c'è questo richiamo allo Smith, l'agente Smith. Ah, di Matrix. Di Matrix, sarebbe veramente figo se fosse così. Quanto siamo vecchi. Che viene utilizzato dalla Association Press, poi c'è un altro software che si chiama Usop Compose, oppure Quill, che non è napoletano, dillo tu, Antonio. Quill, bravo. Creato dall'agenzia Narrative Science. Di Secondigliano. Può darsi. Di Secondigliano. Come diceva Paolo prima, tutti questi software, queste piattaforme, sono in grado di riconoscere l'interpunzione, il lessico, sfruttare il tono di voce, riconoscere il tono di voce di Libero, sarebbe clamoroso. Quindi ruspa, tutte queste cose. Sì, il linguaggio proprio dei babbuini, dei primati meno evoluti. Questo adesso lo esageriamo. Che ci salutiamo gli amici di Libero che ci seguono. Un abbraccione. Stiamo parlando con un 30% elettorato, quindi dobbiamo tenerceli buoni. No, in realtà no. E questa cosa mi fa molto ridere perché adesso internet funziona e prima è fatto impazzire. Siamo aperti alle critiche. Quali sono i vantaggi intanto di questi software, di queste piattaforme, Paolo? Per gli editori sono enormi i vantaggi perché ovviamente automatizzare queste operazioni porta a un abbattimento dei costi, un aumento attuale dei costi ovviamente perché c'è un investimento in tecnologia e sviluppo, ma alla lunga per avere esseri umani alla sindacati che hanno bisogno di contratti, che hanno bisogno di ferie pagate, eccetera, 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 che scrivono delle didascalie si traduce in un enorme risparmio.
Il problema è che gli editori stanno comunicando questo tipo di transizione come una grande opportunità per i giornalisti. Perché il francese è quasi profondo. La grande. La grande, stai dicendo. Cioè, sostengono che liberando le mani ai giornalisti e togliendo i compiti più noiosi, più ripetitivi, si possa puntare su un giornalismo più di qualità. Ma sembra una mezza paraculata, detta così. Esatto. Pensi? Ma penso devo fare la parte di quello contro, è vero? Allora, se tu sei il parenzo, io sono sì, quello scettico delle tecnologie, no, in realtà no, però in questo caso penso che veramente il giornalismo stia andando solo verso una logica commerciale, se, se dobbiamo dirla tutta, perché se gli articoli devono iniziare ad essere solo dei contesti per fare engagement, per creare un po' di condivisioni, per fare traffico sulle pagine, beh, penso non abbia alcun senso continuare a seguirli, soprattutto. E viene meno anche la scusa dell'approfondimento, perché nel contesto giornalistico che dici tu, servono titoli che facciano da gancio, generare condivisioni, commenti, interazioni, quindi a cosa serve un long form, un articolo molto lungo che genera per sua definizione stessa meno interazioni, perché è da leggere, da comprendere, da digerire, se ne discute, però non scatena la reazione immediata. Quindi probabilmente investire in quel tipo di giornalismo è soltanto una grossa spesa. No, io penso che invece potrebbe funzionare, cioè nel senso... Io vorrei che funzionasse, però nel mondo che descrivi è più dura. Ah no, questo è vero. Diciamo che secondo me i pubblici si stanno dividendo veramente in due gruppi che sono... C'è una fossa tra questi due gruppi di pubblico. Alfabeti e analfabeti. Sì, dobbiamo... Scatenati. Uno dove basterebbe anche fare degli articoli senza nessuna parola, ma scrivendo solo il titolo sensazionalistico, e l'altro dove magari puoi mettere due subordinate, ma ragionare un po'. Volevo ricordare questo dato statistico, che il 70 e più per cento degli esseri umani mette, legge solo il titolo e mette like dei contenuti. Questa cosa è molto interessante. Allora, quali sono gli altri vantaggi? Volevo ricordarlo, sono intanto la possibilità di ovviamente creare i contenuti in maniera molto veloce, gestire dei tipi di contenuti come quelli molto basilari, tipo che ne so, i lanci stampa, no? Quindi che ne so, il presidente, il nuovo presidente X è Y, dove ovviamente non c'è la necessità neanche di creare un articolo di opinione, no. Per esempio, il fatto che questi strumenti possano creare contenuti in lingue, in multilingua, automaticamente, cosa che non può accadere per un giornalista che impazzirebbe a fare, pensiamo semplicemente al giornalismo europeo, che deve necessariamente, alcune testate devono necessariamente creare contenuti in 7-8 lingue diverse, sono 27-28 Francesco. I paesi, quindi e lì c'è un grande delirio, quindi i vantaggi sono enormi da un punto di vista dell'editore, ovviamente molto meno da parte del giornalista, che si troverebbe privato del suo lavoro sostanzialmente. No. La cosa che fa ridere è che spesso chi fa un lavoro, diciamo, di intelletto ride, perché pensa a tutti gli automatismi che si stanno introducendo nel mondo reale, tipo che ne so, chi guida l'autobus, tu cominci a ridere, dice, ah, adesso poi arriva Google, comincia a guidare l'autobus, e invece loro faranno, ah, adesso c'è il giornalismo, automated journalism. SC. E quindi ciaone pure per il giornalista che fa tutto il figo, io riesco a interpretare il mondo, la realtà, poi c'è la piattaforma e tante care cose. Ci sono tantissime poi realtà veramente dove giornalismo, l'automazione è ben presente. Ad esempio il Washington Post, che lo utilizza già da tempo, dal 2014 leggevo. Tony, no, preparatissimo, anche se del sud è un ragazzo preparato, una cosa incredibile, sono figlio di un robot. C'è anche l'LA Times, quindi il Times di Los Angeles, che lo fa, appunto questo lo citava anche Antonio, sempre dal 2014. Ci sono anche testate giornalistiche portoghesi dove l'automatismo parte nel lavoro nella fase iniziale e poi la bozza viene rielaborata dal giornalista, quindi è una cosa che è già ben presente. Se pensiamo al 2014, sono ormai 5 anni che questa cosa va avanti alla grandissima. Anche l'agenzia, la France Press, lo utilizza alla grande. E cos'altro possiamo aggiungere, Paolo? Possiamo aggiungere che si apre poi una
un tema legato sicuramente all'etica. Mm-hmm. Sì. Riguardo a questi automatismi, perché? Perché ci si chiede comunque se sia giusto o no che il lettore sappia che questo articolo è stato compilato da un essere non umano, come lo vogliamo chiamare, certo. Da un giornalista digitale, perché questo qui, questo dato, chiaramente... Beh, giornalista digitale è un complimento, secondo me, è anche troppo. Questo è molto figo. Beh, comunque ha delle implicazioni etiche, non c'è niente da fare, perché si reagisce in maniera molto diversa. Però proprio la discussione ora è sul renderlo noto o meno, e ancora se ne discute. Tuttavia, in molti settori questa transizione è già compiuta, e leggevo di Cronaca Sportiva, ad esempio, ormai in pianta stabile ci sono degli algoritmi che stilano le cronache degli incontri di football americano, per esempio, di baseball. Quindi credo che nel giro di pochi anni questa diventerà una realtà stabile, in pianta stabile. Sul football americano sarei anche d'accordo, perché chi è che si mette a perdere tempo a scrivere un articolo sul football americano? Cioè, io direi anche, adesso di fronte a Paolo, anche il calcio meriterebbe la stessa poca dignità. Sul calcio potrebbe ragionare. Me ne vado. E sapete tutti, io lo sport non lo sopporto, quindi per me nessuno sport vale più degli altri. Però già iniziamo a se iniziamo già a pensare degli articoli di politica, cioè sarebbe veramente incredibile trovare delle rielaborazioni fatte da un algoritmo, cioè di cosa stiamo parlando. Esatto, infatti Antonio ha aperto un tema che è molto caldo, che riguarda appunto l'etica, è il fatto che poi vengano creati contenuti sostanzialmente sterili, mm-hmm. Che non ci sia più spazio per l'articolo di approfondimento. Perché... Dov'è il plus valore? Uno si chiede, no? Esatto, dov'è il plus valore? Già andiamo verso, io mi ricordo la Repubblica del 2004, quando la leggevo ancora io a cartaceo, quindi sapete tutti che leggevo Repubblica, scusatemi. Era un libro di 60 pagine, io allora ero ancora un po' radical chic, quindi me ne leggevo anche la metà il giorno, la mattina prima di iniziare a studiare, molto, molto figo, un momento bellissimo della mia vita. Era tutto di opinione, cioè io ero in fissa con l'articolo di opinione. Ben scritti, tra l'altro. Ben scritti. Cosa che è finita, cioè già la versione online, anche io sono un simpatizzante della Repubblica, ma la versione online ormai a volte mette i brividi, è morta, tragicomica come livello di scrittura oggi. Beh, infatti io leggo il Post, ci sono oramai altre testate che hanno un approfondimento maggiore, quindi il problema è che quando il principale quotidiano nazionale per tiratura e lettori va verso una rielaborazione molto semplificata della realtà, e Gattini è stata una grande stagione dei Gattini su Repubblica. Io non so, un po' abbandonato, devo dire la verità, però il problema è questo, che se passiamo poi all'automazione vera e propria, cioè è inevitabile che si vada proprio verso non il linguaggio che direbbe Indro Montanelli dei fatti, ma andremo ben oltre, andremo verso proprio il nulla cosmico. Sì. Tipo, è morto zio Tom, chi era? Non è dato sapere. Qual è stata la sua impronta nella vita reale del mondo politico italiano, sociale, eccetera? Non c'è, perché nessuno è in grado di rielaborare un contesto. In realtà potrebbero... Cioè, già come si chiama l'articolo già pronto prima che una persona muore? Coccodrillo. Ma il coccodrillo richiede una rielaborazione. Sì, no, potrebbero farlo già automatico. Cioè, già un articolo sulla morte di zio Nicola Palumbo. Ecco, grazie mille, visto... Senti, pray for Nicola. Sto facendo pray for Nicola. Je suis Palumbo. Scongiuri per me. Je suis Palumbo. Però è una cosa molto interessante. Probabilmente questa potrebbe diventare un domani un super appiattimento anche dei contenuti online. Sì. Perché se questi tool poi riescono tutti a capire a livello SEO come devono essere creati i contenuti, Google poi... Tra chi sceglie il suo, diciamone, l'AMP di Google avrà sempre l'interesse a privilegiare i prodotti del proprio canale, le inserzioni legate a propri accordi. Quindi lì non facciamoci tante illusioni. Nel momento in cui tutto verrà livellato, Google, che è il padrone di casa, la farà da padrone. Sì, qui c'è da aprire un discorso enorme riguardanti gli AMP, gli AMP, che è Accelerated Mobile, non mi ricordo poi l'acronimo, però sarebbero sostanzialmente tutte quelle schede che si aprono in automatico quando voi cercate qualcosa su Google. Google non vi porta più dentro un contenuto, ma
ti apre una scheda automatica tipo chi è che sta vincendo la partita Napoli-Juve, esatto, citando il triste sport del calcio, e vi risponde in automatico. Quindi lì, ciao negli editori, non riesco a immaginare se Google, che è già monopolista dell'informazione in qualche modo della rete, di fatto, riesce poi a creare una propria piattaforma proprietaria di automated journalism, cosa può combinare? Cioè, può escludere totalmente tutti gli editori dal mondo dell'informazione, cioè già la domina. Sì, non ne ha l'interesse al momento, secondo me. Cioè, ha l'interesse più che altro a controllare un ecosistema vivo, non a spolparlo ancora del tutto. Se questo è il mio parere, nel momento in cui non gli dovesse più convenire, non si faranno alcun problema a mangiare vivi altri. No, credo che sia sempre conveniente da parte anche dei grandissimi Facebook, Amazon, eccetera, eccetera, tenere la community dalla propria parte. Certo. E fino adesso sono stati bravi, Facebook forse un po' di meno ultimamente, però a far passare, diciamo, sotto banco le magagne, anche se le fanno. Non mi toccare Facebook, per favore, Antonio, non ti permetto. È indubbio che ci siano stati degli eventi, diciamo, discutibili ultimamente. Quindi sono stati bravi fino adesso, forse saranno bravi anche ad introdurre queste altre novità, come quella del giornalismo automatizzato con i post scritti da robot amici dei poteri forti. Però con molta attenzione lo faranno, perché secondo me sulla rete è un attimo, cioè basta una notizia che gira e non deve girare e si può anche boicottare Google senza problemi, cioè le alternative usciranno. Beh, boicottare Google oggi di punto in bianco non è più così semplice, tuttavia però alla lunga sì, uno può creare molta più opposizione, così senz'altro. Infatti qui per chiudere abbiamo una notizia bomba, direi, anzi notizia, il famoso easter egg che viene sempre citato in tutte le situazioni. Parliamo di uova, Antonio. Sì, perché ieri nel silenzio generale non ne parlano i giornali, ma è stato poteri forti, è stato battuto il record di like su Instagram per un post e l'ha battuto un uovo. Ecco, l'uovo vince sulla figa, possiamo dirlo. È appena successo. Scusate questo francesismo. C'era questo post di chi era? Kylie Jenner. Sì, che non so, credo sia una top model. Una truzza che fa roba con i trucchi. Che aveva tipo 18 milioni di like a una fotografia e non so, un saggio, una community, non so chi sia stato, in realtà dovremmo scoprirlo, ha postato un uovo e ha scritto: voglio che questo sia il post con più like su Instagram. E dal 4 gennaio, ieri era il 13. Il 13, 14. Quindi in 9 giorni ha battuto il record e oggi sono già 30 milioni di like, quindi non si sa dove arriverà questo uovo, credo sarà difficile batterlo o nasceranno delle... E qui possiamo dire, è nato prima l'uovo o il like? Cosa triste, che mi stavo preparando da dire. Non ci avevo pensato. La nonna intanto ha visto, l'ora sono le 7, meno 2 minuti, io sono atipico, quindi non dico sono le 18:58 come si dice in radio... Stiamo sfiorando le 19. Questa è una notizia bomba, anche perché Kylie, come si chiama? Kylie Jenner. Jenner, ho visto, ha 128 milioni di follower e io non so chi sia. Anch'io non ho più pallida idea. E ho visto una super truzza, tipo, assomiglia molto alle Kardashian come stile. Sì. Ma credo che abbia a che fare con le Kardashian, ma non so in quali termini, non ho più pallida idea. Anch'io ho una notizia bomba che si lega poi all'ultima puntata di questo podcast, che lo ricordiamo, Paolo neanche lo sapeva, si chiama Storie Digitali. Ma ti ringrazio per avermelo detto alla fine. Prego, grazie. Antonio, anche tu non lo sapevi. Magari cambieremo nome, diventerà itinerante, come i circhi, questo uovo digitale. Uovo easter egg, digital easter egg, non lo so, ci penseremo. La notizia che si lega tristemente, no, non è tristemente, l'ultima puntata riguarda proprio Bandersnatch. Sei riuscito a vederlo poi, Paolo? Sì, l'ho visto. L'ho visto finalmente, ero l'ultimo che mancava di tutto il mondo occidentale, sono contento di riuscire. Tutto. Anche tu, Antonio, l'hai visto? Non lo so. Io ho visto un'oretta e mezza. E poi mi sono... Esatto, questo è un effetto che ha fatto un po' tutti, perché poi si ritorna a un bivio e lì dice, vabbè, ma adesso basta. Una processione, non ne potevo più. Quanti finali sei riuscito a sgamare, Paolo?
credo 4 o 5. Sono quelli che sgamano tutti. Sì, ma era diventato un lavoro, una certa, cioè, no. Sì, anche era impegnativo da un punto di vista psicologico, però non ci si ferma lì. Abbiamo raccontato, andatevela a ricercare, la puntata di Programmatic Product Placement, una figata che va oltre al product placement classico, ma diventa programmatico, anche qui automazione, attenzione, esatto. Intelligenza artificiale, un discorso che diventa ampio e delirante. Cosa è successo? Che Netflix non si è fermata lì, ha fatto un nuovissimo lancio sui social, anche in Italia, dove ha sostanzialmente detto ai fruitori della piattaforma che ci sarà un nuovo personaggio con cui giocare, che verrà svelato a breve, brevissimo, e anche tramite Instagram si potrà giocare e scegliere tramite, immagino, le funzioni base tipo sondaggio, eccetera, fai questo, fai quello, cominciare a far scegliere alle persone cosa combinerà questo personaggio sui social network di Netflix. Quindi il giochino non si ferma, va avanti, noi lo seguiremo da vicino, in modo automatico. Sì, non è anche troppo vicino però, perché mi ha abbastanza bastato Bandersnatch. Ma sì, io leggevo un po' di commenti, soprattutto su Facebook, alla notizia, e diciamo che i commenti non erano proprio positivissimi. Quindi sì, si diceva che forse si stava andando un po' oltre, la community si spacca, poi ci saranno i fan proprio sfegatati che diventeranno pazzi di questa cosa, però diciamo che non è stata una mossa fino ad adesso di successo proprio incredibile, anche se poi alla fine il film l'abbiamo visto tutti, anche io che non ho mai visto Black Mirror. Qui dovresti vergognarti, Antonio, però Black Mirror lo apprezzo molto, ma no. Ti è piaciuto Bandersnatch, sinceramente? Sì, come esperimento sì, come film no. Ah, è perfetto, anche, vale lo stesso per me. Esatto, ma questa è un'opinione dell'80-90% di chi l'ha visto. Beh, Antonio in questa veste d'opinionista acculturato mi piace molto. Non l'avevamo mai visto, credo. A questo punto rilancio, potremmo anche averlo nelle prossime puntate, se riusciamo a incastrarlo, basta che non ci rubi laurea di esperti del settore. Se no dobbiamo farti guadagnata fuori. Guadagnata con grande fatica. No, direi che ci siamo. La prossima volta magari possiamo parlare di figure di merda, come si dice nel gergo, o i famosi backlash, le cose che ti tornano indietro, detto ancora più banalmente, perché avevo trovato questo articolo fighissimo su Dolce & Gabbana, no, che sapete tutti, però ci sono stati anche altri brand che in Cina continuano a fare cazzate. Figure di M, sì. E quindi no, sarebbe interessante. Mi era capitato forse 2 settimane fa un post sponsorizzato di Ryanair su Facebook e ragazzi tutti i commenti erano lamentele, cioè questi pagano per fare dei post dove i commenti sono tutte lamentele, è una cosa bellissima. Ecco, qui sarebbe da fare anche una bella puntata sul risk management, molto figo, molto sì. Bello, molto bello. Tema caldissimo. Bene, Paolo, vogliamo aggiungere qualcosa? Abbiamo detto tutto, penso. Abbiamo detto tutto, ormai sono anche le 19.02, è ora di mangiare. Vorrebbe mangiare, Paolo. È stato bellissimo, grazie ancora, e allora alla prossima. Cosa posso dirvi? Ciao.